bellista forte c'è, ma soprattutto una bella squadra di amici che corrono insieme. Naturalmente c'è una competizione, ma corrono come persone che fanno parte di una comunità politica che vuole dare anche una sua rappresentazione ai cittadini, agli elettori, di come si può fare politica lavorando in sintonia e lavorando in amicizia. Il nostro impegno è quello proprio di dare uno scossone in questo territorio, in particolare alla gravissima crisi economica che sta attraversando il paese e la Campania in particolare. C'è bisogno di gente che metta al primo posto della sua agenda politica l'interesse collettivo. I nostri candidati lo faranno. Tra l'altro siete stati i primi a chiudere, avete 8 candidati, avete chiuso subito, siete i primi attualmente in provincia di Caserta, penso anche nella zona di Napoli, di Salerno, Avellino e Benevento. Significa che le idee sono chiarissime? Molto chiare, con persone che hanno fatto con noi un percorso, che si sentono parte non solo di una lista elettorale ma di un partito e che pensano che il nostro lavoro possa essere un lavoro proficuo per questo territorio. Sono molto soddisfatto dello sforzo fatto da tutti, a cominciare da Nicola Caputo, che ha fatto un passo indietro nella sua candidatura per favorire la costruzione di una squadra più ampia. Anche questo spirito di servizio e senso di squadra che paga, e lo sono convinto che lo farà anche nel rapporto con gli elettori. Questo è un territorio che ha moltissime potenzialità, grandi, vere, però c'ha tanti problemi, troppi, a cominciare dalle infrastrutture che non sono sufficienti. Non parlo solo di strade e ferrovie, ma penso ai pendolari che in questo territorio non riescono a raggiungere Napoli o Roma con puntualità e con la capacità di avere dei treni che rispondano agli orari giusti, ma penso alle infrastrutture che mancano, penso al Policlinico Universitario di Caserta per esempio, tutte cose su cui bisogna intervenire con prontezza da parte dello Stato di concerto con la Regione. Nominiamo un bel commissario per esempio sul Policlinico per sbloccare un'opera dove da 100 milioni di euro sono bloccato da anni senza realizzare qualcosa che serve. E poi c'è l'agricoltura, settore trainante di un pezzo dell'economia. E poi questa è una zona industriale, non va mai dimenticato, questa zona a cavallo anche con la parte nord di Napoli rappresenta un punto di eccellenza dell'industria nazionale, lo è stato di più nel passato, oggi dobbiamo ritornare a investirci in ricerca, in innovazione, in produzione diretta, ci vuole logistica, ci vuole capacità di intervento, ci vuole che la politica ci creda. E sono davvero il nono candidato, sono candidato insieme a tutti gli 8 candidati perché dobbiamo, questa è una vera una scommessa che stiamo facendo, partendo dalla mia decisione di non candidarmi, vogliamo dimostrare che in questa provincia la politica si può fare anche in maniera diversa, pensando alle cose da fare piuttosto che ai posti. Sono 8 persone di altissimo profilo, competenze di questa regione che hanno già espresso nei loro campi grande professionalità e hanno avuto grande successo. Adesso dobbiamo cercare di dare un contributo maggiore alla politica di questa regione e di questa provincia. Manca ancora qualcosa nell'approccio qualitativo alla politica. Diciamo, io che sono stato in Europa un po' ho acquisito anche una mentalità un po' diversa, purtroppo qui siamo legati ancora alla logica del do ut des, dobbiamo iniziare a pensare un poco di meno alle cose che riguardano le nostre persone e pensare un poco di più all'ambizione di questa provincia, che merita un posto diverso sia dal punto di vista delle tematiche ambientali sia dal punto di vista della soluzione al problema del lavoro che è fondamentale. Senta, cosa le piace di più di questa lista? L'amicizia tra i candidati. Abbiamo costruito un gruppo coeso di uomini e donne che davvero si rispettano innanzitutto. È chiaro che la competizione resta pur sempre una competizione, ma voglio dire, andare a cena insieme la sera, mangiare insieme, divertirsi insieme è già un grande passo in avanti rispetto ad altri partiti nei quali anche ho militato, dove la prima cosa che bisognava fare è guardarsi dal nemico che ti poteva pugnare alle spalle. Sì, in effetti è una lista pronta e grazie anche a Rosato e a Nicola Caputo, i coordinatori provinciali, che hanno fatto di tutto per metterla assieme il prima possibile, proprio per evitare altre insinuazioni, cioè candidature strane che si diceva in giro. Quindi grazie a loro siamo riusciti a mettere assieme questa bellissima lista. Io sono contentissimo di far parte di questo gruppo, anche perché come ben tutti sanno non ho un'esperienza precedente in un partito, adesso è la prima volta che mi presento in un partito, per me è molto importante, ho trovato una famiglia, cose che magari nelle civiche
specifiche non è possibile trovare, quindi sono particolarmente contento e spero che lo siano anche gli elettori per me. Grazie. Noi del Casertani siamo molto legati alla nostra patrona, ieri infatti c'è stata anche una grande partecipazione, tenga conto che sono state le messe dalla mattina alle 6 fino a quella lì del 19 dove ho partecipato io in rappresentanza del sindaco e dove è stato ufficiato al vescovo, dal nostro vescovo, e quindi è stata una grande partecipazione da parte pure degli accollatori, tutti presenti, in effetti hanno quasi vissuto, non dico lo stesso clima della processione, ma in effetti abbiamo voluto riprodurre le stesse sensazioni. Quindi è stato... Senta, le parole del ministro dell'università intervistato da noi ad Aversa sono importanti, si rifanno sul Policlinico. È un bellissimo messaggio, siamo contenti che sia stato detto a chiare lettere cosa sarà fatto del Policlinico, perché noi casertani ce lo aspettiamo, non se lo aspetta solo Caserta, ma se lo aspetta tutta la provincia di Caserta.